L'albero della bontà, dolcetti, biscotti, cartellate, dormenti e l'albero che hanno addobbato questa mattina i vostri bambini, i più piccoli, i bimbi dell'Istituto Ocalo Giovanni Paolo II, perché a Natale puoi. Siamo con la sezione di Giovanni Paolo II della Scuola dell'Infanzia che ha organizzato nel centro storico di Ginosa, in questo vicolo chiamato Vicolo Fiorito dalla signora Ornella che ci vive, in realtà siamo nella via Forno che è stata abbellita proprio attraverso un albero, anche altre decorazioni da questi bambini piccolini. È un progetto che rientra nel macro progetto del comprensivo Calò Natale d'autore e iniziamo oggi la nostra kermesse. Abbiamo abbellito, i bambini hanno costruito abbellito quest'albero con, io ho qui il materiale, i CD decorati a vario modo e con i prodotti del forno piccolo, le cartellate, le pettole, i tarallini, i famosi dormenti di Ginosa, quindi un vero e proprio albero della bontà. E proprio con questo sentimento rivolgo gli auguri a tutti quanti, ai genitori, alle famiglie, agli insegnanti, perché possano riscoprire questo valore del Natale come fosse un sole che sorge ogni giorno e che ci riscalda e che ci illumina. Si tratta di portare avanti ormai da tanto tempo e di credere nel progetto Ambiente e Territorio. Questa volta ha abbracciato un quartiere del centro storico e abbiamo preparato degli addobbi, con il recupero di vecchi CD e quindi i bambini in attività laboratoriali a scuola hanno decorato per poi appendere qui nel centro storico. Io voglio ringraziare per tutto questo le maestre, le mie colleghe, la mia collega Maria Puntillo che abita proprio qui, a dir la verità, e che tanto si è prodigata per far sì che tutto questo avvenisse, l'altra signora del quartiere, la signora Ornella, e poi tutte noi insegnanti che in questo progetto ci mettiamo davvero il cuore e che sia un buon Natale per tutti.